Allora, mister, non è stato il miglior Varazze della sua gestione, questo è innegabile, lo dice anche il risultato. Risultato è bugiardo, nel senso che poteva essere molto peggio. Cosa non ha funzionato secondo lei? Un approccio alla gara forse che non è stato così cattivo come quello delle precedenti partite, poi di fronte c'era un avversario comunque che ha messo in campo tanta qualità e l'avete battuta molto in fase Allora, difensiva. partendo dal presupposto che delle partite che ho fatto io, in finale è la squadra più forte che abbiamo incontrato e ha meritato, ti ripeto, poteva essere anche più largo il risultato. Detto questo, noi abbiamo completamente sbagliato partita, completamente sbagliato approccio, ci sta, nel senso, purtroppo quando devi cercare di fare qualcosa di difficile, come era quello che stavamo cercando di fare noi, a volte per strafare puoi sbagliare, no? E quindi oggi abbiamo sbagliato completamente. Questa è una squadra che è fortissima e non gli puoi concedere errori. Con due passaggi ti arrivano in porta, sono molto rapidi, sono compatti e noi invece abbiamo fatto tutto quello che non dovevamo fare, sul quale avevamo preparato la partita. Ci sta, purtroppo, ripeto, era difficile e non ci siamo riusciti. E oggi complimenti a loro, nel senso che alla fine il merito va tutto a loro. Noi sicuramente abbiamo sbagliato, però non bisogna togliere i meriti al finale, ecco. Resta comunque un percorso da quando è subentrato molto positivo. All'inizio c'era lo spauracchio addirittura di una retrocessione diretta, questo è stato immediatamente allontanato. Si accarezzava forse la possibilità Sì, ancora di era. questo quinto posto, con la sconfitta di oggi le Ma cose si complicano un direi che pochino. a questo punto quasi, non so se matematicamente, ma direi che è quasi impossibile. Sì, assolutamente, è la partita peggiore che abbiamo fatto da quando ci sono io. Però il timore poteva esserci, no? Di sbagliare una partita. Detto questo, l'abbiamo proprio sbagliata in tutto, nel senso che alla fine continuavamo ad attaccare quando forse era il momento di starsene lì e non andare ancora più a peggiorare quello che è stato il risultato. Però va bene, io faccio lo stesso i complimenti ai ragazzi per il percorso che hanno fatto finora. Da cosa si riparte adesso? Lavorare, immagino, sull'aspetto mentale in primis. Esatto, sull'aspetto mentale, perché comunque alla fine il nostro problema era e oggi è ritornato fuori quello di quando si va sotto, che purtroppo tiriamo giù la testa e diventa difficile. Però purtroppo le partite ci sta anche che vai sotto, no? Nel senso, bisogna essere bravi anche a recuperarle, a stare lì sul pezzo, e oggi abbiamo sbagliato. C'è poco da fare, non ci sono scusanti per nessuno.